Buongiorno dottore, mi trovo qui perché in circa un anno, per qualche anno ho sofferto di ginecomastia, mi sono rivolto a lei, abbiamo fatto vari esami, l'ecografia e tutto quanto e niente, è risultato che soffrivo di ginecomastia falsa. E niente, mi sono affidato a lei, contentissimo perché da come mi sono presentato qui al primo appuntamento a oggi sono cambiato totalmente, sono soddisfattissimo. Che carino. Allora, ha già detto tantissime cose. Uno è questa la situazione prima dell'intervento chirurgico. Quindi lui è grandicello, quanti ne ha? 43. 43, ci ha pensato tanto, no? Sì, però lo rifarei domani Però mattina. dico, questa storia qua è da tanto che ce l'aveva questo Sì, problema. E era, sì, qualche anno penso. allora quello che succede è che abbiamo fatto le indagini con l'ecografia, ecografia che ha dimostrato che non c'era la ghiandola, quindi non era un problema di ghiandola, ma un problema di tessuto riposo di ciccia, che si chiama in medichese pseudogiricomastia, ma lui ha chiamato ginecomastia falsa, l'ha Sì. chiamato, no? Che va benissimo, tutto per dire che sembra ginecomastia, ma non c'è la ghiandola che caratterizza la ginecomastia. Esatto, sono cicci. In questi casi, per il chirurgo plastico diventa più interessante questa cosa perché non aggiunge cicatrici, non dobbiamo andare a togliere la ghiandola, ma a togliere il tessuto riposo. E quindi l'abbiamo fatto con la liposuzione. Liposuzione che adesso tra poco lo saltiamo e lo vediamo. E liposuzione con il laser che ci ha permesso di avere questo risultato a 3 mesi. Ecco, saltiamo dalla parte opposta. Guardate qui come adesso in questo momento è super piatto. Ci ringrazia già, è troppo carino. Le cicatrici sono queste qui, una, due e altre due qua piccoline perché sono quelle che hanno permesso di raggiungere lo svuotamento del tessuto adiposo. È molto importante questa vicenda, laser in prima di tutto che è quello che ha già in sala operatoria ha ridotto la pelle. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tenuto una guaina per un mesetto e ha fatto i trattamenti al nostro fisioterapista. Credo che ovviamente si vede che il paziente è contento, ma credo che ci possa anche testimoniare come è migliorato nel tempo questo tipo Sì, di. assolutamente. Dal post-operatorio, a parte che non ho avuto nessun tipo di dolore, insomma, di più qualche ora, ma già dall'indomani mattina avevo, cioè, dolore quasi assente, ecco. Lo consiglio a tutti, insomma, chi ha quel problema lì. Perfetto, troppo simpatico, lo ringraziamo per la sua Grazie testimonianza, un caro saluto a tutti, non gli chiediamo come è andato perché ha già fatto il nostro a voi. segno, Assolutamente. eccolo qua. Un saluto a tutti, arrivederci. Arrivederci.